L'interscambio tra Italia e Hong Kong nel 2012 è stato pari a 10,37 miliardi di euro, facendone il terzo partner commerciale in Asia del nostro paese dopo Cina e Giappone. E del ruolo di Hong Kong come porta del Made in Italy verso l'Oriente si è parlato in Camera di Commercio durante l'incontro organizzato da Promos con la partecipazione del ministro Anthony Chung. Hong Kong has always been a city of traders and entrepreneurs. Right now we are a regional logistics hub in Asia. And with that position and all the related facilities, Hong Kong can connect Europe and Italy, of course, to China and Asia. L'obiettivo di evento di oggi è quello di focalizzare il problema che Hong Kong è un hub molto importante per le aziende italiane, per le piccole e medie aziende italiane, che ha delle strutture che sono ottime per poter essere il punto di entrata delle merci sia ad Hong Kong ma particolarmente in tutta la Cina. Posizione geografica strategica, collegamenti efficaci, burocrazia semplice costituiscono un valore aggiunto di questa città che guarda con interesse le imprese italiane e offre supporto per i loro investimenti. Lei sa che Hong Kong è un hub di servizi avanzati per il grandissimo mercato cinese. Il mercato cinese che fino a qualche anno fa era visto come un concorrente dell'economia italiana, oggi invece è diventato in modo indiscusso la più grande opportunità che esiste oggi al mondo per ogni tipo di attività. Hong Kong alle spalle della Cina, anzi alla porta della Cina, con servizi finanziari a disposizione di ogni tipo di operazione, finanziari, strategici e anche digitali, è chiaramente presenta opportunità infinite. Hong Kong come facilitatore per entrare nel mercato cinese ed asiatico in generale. Su tutti potrei dire sicuramente la moda, ma più in generale tutti quei settori in cui il know-how italiano, l'innovazione è già riconosciuto universalmente e Hong Kong può sicuramente aiutare nel momento in cui soprattutto le aziende di seconda e terza fascia, perché chiaramente le prime sono già presenti da tantissimo tempo a Hong Kong, soprattutto per quel tipo e quella fascia di aziende c'è un bisogno, un'esigenza di avere un canale di export verso l'Oriente che tra l'altro è imprescindibile ed ha necessariamente bisogno di assistenza e soprattutto di partner commerciali per poter intraprendere questo tipo di aperture asiatiche.